Festa degli Alpini a Rimini, la prima dopo il Covid, anno 2022. Sei minorenne? Sì. Ok, ti copro il volto. C'è gente magari, diciamo, dell'appoggia. Sì. Oppure c'è magari degli anziani che fanno avanzo un po' troppo spinte. Sì. Davanti a me lui tenta di mettere a lei una mano in faccia. No. Hai ragione, come cazzo ti permetti? Sì, ma stasera devi essere tollerante. Nessuna sera proprio. Tollerante. Nessuna sera. Non è divertente. E appena si volta un altro tenta di bloccarle il passaggio. Ed è così tutta la sera. Tu sei minorenne, quel gioco con il volto. Minorenne. Tu dovunque vai ti fermano e ti fanno commenti. Cioè sgradevoli, a volte anche pesanti. Mi hanno palpato il culo. Poi palpano il culo alle ragazze. E se tu provi a dirgli qualcosa ti dicono sono tuo padre, tu dici però comunque alzi le mani, ti prendono la faccia e vogliono un bacio. In questi giorni. Fare sti commenti sgradevoli pensando di rimorchiare, ma poi potremmo essere vostre nipoti, neanche vostre figlie, cioè fate schifo, ognuno si può vestire come gli pare, non è che perché vedete una bella ragazza vestita bene allora dovete andare a palpare il culo, non ci sta. Gli alpini fanno anche cose buone. Ne fanno tantissime, però da quando sono qui ho iniziato a ricevere decine di testimonianze su molestie, catcalling. E allora di queste voglio parlarvi. Mi sono fatto accompagnare in giro per la città, a Casa Madiba, Pride Off e non una di meno Rimini. E ecco qua. Un anziano che avvinghia una ragazzina. Poi vedo lei e la seguo per 200 metri. Appena resta isolata, un ragazzo le corre dietro e l'abbraccia. Poi arriva tutto il gruppo, con lei che cerca di staccarsi. Poi seguo loro solo per 100 metri. Molestie fisiche, sfrattonamenti, palpeggiamenti. Al mio tentativo di farli scansare mi hanno circondato 5. Continui urli e catcalling. In tre mi bloccano la strada e non mi fanno passare, al che io chiedo di farmi passare, loro addirittura mi afferrano per braccio. Per farti capire c'è gente che ti insegue. In giro ti fermano, esatto. Ti dicono cose moleste. Sì, esatto. Sì. Io poi lavoro in un bar, ci è capitato di buttare fuori di uomini anche adulti, tipo 50-60 anni, e proprio loro insistevano dicendo che non fanno nulla e invece fanno. E mi tornano in mente i racconti di 2 ore prima. A me stessa mi è stato dato del bellissimo, mi è stato chiesto se volevo fare la doccia con degli ospiti da persone che non avevo mai visto prima. Mia sorella, un ragazzo facendo parte sempre della Dunata Alpini, addirittura si è permesso di entrare nella macchina, si trovava col bambino piccolo davanti all'asilo. Ieri sera stavo tornando a casa, un gruppetto di alpini, un gruppo di 10 persone circa, hanno iniziato a fischiarmi dietro. Ehi bella, vieni qui, li ignoravo, hanno iniziato a fare il verso del cane, tanta umiliazione. Eravamo comunque davanti anche a tutta la gente che c'era in piazza e mi sono sentita invasa. Poi la sera conosco Dasha. Ero nel recinto del parco dei cani col mio cane e quando volevo uscire da lì si avvicinava questo alpino, allora io me ne tornavo indietro. Una volta uscita finalmente pensando che lui non ci fosse più, lui è uscito fuori e urlandomi in faccia: dai bella, ti accompagno io, ti porto a casa io, hai bisogno del mio aiuto. Mi sono spaventata, mi sono girata e cominciato a correre. E con lei e Alice facciamo una passeggiata. E loro sono lì davanti e ora mi accompagno. Lui finge di buttarsi addosso. Vedo loro con 2 gambe di donna in spalla e un alpino dice ad Alice: Dasha, belle gambe. E poi aggiunge: è difficile senza offesa. È vero? E io voglio portare la mia testimonianza. Io sono entrata in un tabacchi, non solo mi hanno impedito di comprare il biglietto perché mi hanno fatto completamente muro insultandomi: bella figa, vieni a bere con noi. Mi hanno preso proprio con la forza il polso, mi hanno fatto male e mi hanno chiesto di salire, cioè ovviamente senza il mio consenso, nel senso che io ho detto no. Scusa. Quindi
loro hanno insistito, io ho detto no, e però hanno usato forza fisica, mi hanno fatto male, non mi lasciavano, e la mia amica testimone. Incontro un ragazzo di Rimini che mi conosce e mi racconta questo. Penso che sono nel senso destinatario, meno che su 4-5 persone diverse se conosce un numero di prostitute in giro. C'è delle puttane da mandarci in camera, roba del genere. E me lo confermano anche donne come lei, che vendono braccialetti di giorno e di sera, costrette a portarsi i bambini sulle spalle. Mi hanno dato fastidio, sono un giornalista. Sì, quando sei tipo comprare qualcosa, vogliamo comprare, mangiare, dico no, e andiamo a per fare amore. Dicono? Sì, che sì, danno fastidio. Eh sì, danno fastidio, perché questo non è giusto, perché noi siamo poveri, devi andare per vivere. Questo non è giusto, devi andare per vivere. Per pagare affitto, per mangiare, per pagare albergo dove dormire. Anche se dico aiutare un euro, se dico andiamo a fare. Ciao, mamma. E su tutto questo il generale Figliuolo, massima autorità e alpino presente, decide di non rispondere. Grazie. Scusi, ci sono oltre 100 denunce di ragazze molestate dagli alpini. Scusi, oltre 100 denunce di ragazze molestate. Spazio per piacere, un attimo solo. Eppure sarebbe così facile ascoltare anche più piccoli fra i piccoli. Ciao! Buonasera, io pensavo dormissi. Sei svegliissima. Grazie. È molto brava la mamma.